il presepe del Settecento napoletano, quello che diciamo settecentesco, ha fatto scacco matto a tutto quello che possono essere anche le tecniche innovative. È corretto fare il presepe secondo i canoni tradizionali, perché effettivamente gli occhi di vetro sono un'invenzione fantastica, quindi danno quell'umore acqueo, quell'espressività alle figure che è fondamentale. Si lavora la terracotta, che è un materiale modellabile, ci aiuta, come dire, nella modellazione, quindi è un materiale plastico assai duttile. Usiamo quello che è il corpo di stoppa, cioè un corpo di fil di ferro, un incrocio con la canapa intorno. Questo ci aiuta in due casi importanti, e sono tre le caratteristiche importanti. Prima di tutto è snodabile, cioè un corpo si può snodare e quindi gestire la postura nella necessità di quando si mette in scena il personaggio sul presepe. È perforabile, quindi ci dà una mano moltissimo quando montiamo i costumi addosso, che è una sartoria in miniatura vera e propria, però la perforabilità ci consente di inserire dei piccoli spilli per montare bene l'abito. E io dico, la terza cosa è anche una cosa straordinariamente economica. Quindi voglio dire, oggi con le tecnologie moderne trovare un'alternativa al corpo di stoppa è veramente improbabile, così come gli occhi di vetro, così come la terracotta, così come anche il legno, che tante volte ci aiuta. Quindi la tecnica del presepe napoletano oggi è la stessa di 300 anni fa, con delle modifiche sicuramente nella qualità dei colori, con i collanti, però le evoluzioni sono molto limitate, il tessuto puro, la seta e il cotone sono fondamentali. Quindi noi adottiamo la tecnica passata, e se dovessimo accettare delle innovazioni lo faremo, però siamo convinti che, come dicevamo prima, ci hanno fatto scacco matto la tecnica, cioè non c'è altro modo per farlo bene, per esempio. Le strutture invece, le scene, sono come all'epoca, si fanno con anime di legno prevalentemente, sulle quali vengono ricoperte con tessuti di diversa tipologia, che ci aiuta a fare lo scenario, anche alla robustezza, anche perché il legno è perforato, perché si mettono dei chiodi dove si collocano i personaggi, e questo, ripeto, non possiamo non dire che il Settecento è stato geniale dal punto di vista tecnico, e noi continuiamo da questo, diciamo, in questo percorso tecnico. A noi piacerebbe che la gente approcciasse al presepe in maniera meno superficiale. Quando parliamo di presepe di Napoli, noi ci teniamo a dire delle cose che sono importanti, al di là di quello che può essere giustamente l'approccio estetico, una magnificenza dei colori, delle sete, della scultura, delle scenografie. Il presepe è anche uno strumento di comunicazione, diciamo noi, che ci dà immediatamente due informazioni fondamentali. Prima di tutto, non è un racconto storico che va a dirci cosa è accaduto a Betlemme 2000 anni fa, nel Settecento di Napoli. Cosa succede? Che il presepe si manifesta con le architetture della città di Napoli, perché ti sta raccontando che il bisogno di questo salvatore della nascita di Cristo si può anche volere ovunque, cioè quindi non c'è un luogo geografico dove si è scelto che il salvatore debba nascere, bensì è un, diciamo così, è importante che il Salvatore sia possibile averlo ovunque. In più ti dice anche un'altra cosa: abbiamo dei costumi settecenteschi. Questo perché? Perché all'epoca si pensava che la necessità del Salvatore fosse giustamente anche contemporanea. Quindi abbiamo personaggi che ci parlano di un ambiente che non è Betlemme, ma abbiamo personaggi che ci fanno vedere il Settecento napoletano, e abbiamo una scenografia che ci porta in un territorio che non è quello proprio di dove è nato Cristo. Questo perché il presepe di Napoli, e dico napoletano perché è un'eccezione specifica, rifugge da quello che è l'impianto di fare esclusivamente il racconto della natività, ma ti vuole parlare di una città, ma di una umanità che ci sta intorno a quella scena della natività. Un'umanità fatta anche di gesti misericordiosi, fatta di una semplicità, ma anche fatta di comportamenti sbagliati. Quindi tante volte sul presepe non è difficile trovare scene molto pagane, molto profane, molto dirompenti, proprio per dirti che noi dobbiamo essere consapevoli di quella che è la nostra vita, e che l'avvento di Cristo è il più grande dei perdoni e che noi ne abbiamo bisogno. Tante volte noi abbiamo anche collocato il diavolo nel presepe, nel senso che il diavolo era proprio estetizzare il diavolo è anche un modo per renderlo visibile, non trasparente. Per esempio lo fa attraverso l'oste, ci racconta delle metafore meravigliose, anche molto dirompenti, attraverso dei personaggi simbolici. L'oste in quel caso è proprio quella figura demoniaca che non solo non vuole dare asilo a Maria Giuseppe per la nascita di Cristo, ma propizia tutti quei riti pagani che vediamo nel quello che viene detto in gergo il diversore. C'è un'area, diciamo, vicino al mercato dove sono i giocatori di carte, ballerini, ubriache, tutte quelle manifestazioni ludiche, diciamo così, in
in separazione di quella che è poi l'atto sacro della nascita di Cristo. Il presepe non è solamente un lavoro estetico, diciamo, ma è anche un lavoro simbolico, dove se vai a scavare trovi aneddoti pazzeschi nella storia passata e anche nella storia contemporanea. Per dirla tra le altre cose, noi pensiamo che il presepe era molto contemporaneo 300 anni fa e vogliamo che lo sia anche oggi. Lo vogliamo anche attraverso uno studio di quelli che sono i vuoti lasciati nel passato. Magari era troppo complicato parlare di omosessualità nel 700, oggi per fortuna questo si può fare e noi spesso parliamo di omosessuali nel presepe, che è la diversità, semplicemente per quello. Il presepe è uno dei più grandi esercizi di comunione fra le persone e il presepe è la cosa meno extracomunitaria che c'è. Quindi, mai come oggi, purtroppo l'argomento è costantemente contemporaneo, si parla di immigrazione con un'accezione quasi negativa, quando invece è una ricchezza per noi l'immigrazione, e quindi il presepe di far vedere personaggi da tutte le parti del mondo, convergono i mondi verso un messaggio di pace universale, e noi vorremmo che il presepe fosse fatto ancora più di prima, al di là di quello che è il discorso puramente religioso e cattolico, perché non si può manifestare un presepe che ti fa vedere le comunità straniere che convergono e poi comportarsi in modo diverso da quello che è un racconto al quale siamo tutti quanti legati.